l'azione di Caner. Tra l'altro devo dire che in questo momento, Alessio, il tecnico turco ha invertito gli esterni, mentre qui Gervinho va. Ancora Gervinho, cerca lo spunto, il rigore, Gervinho, poi viene messo giù e c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore sullo spunto di Gervinho, fallo di Raul Meireles, Gervinho guarda il direttore di gara, calcio di rigore per noi. Meireles che sta andando a protestare, io non sono riuscito a vedere a velocità normale se ci fosse il tocco o se avesse inciampato Gervinho. Questo è Gervinho, no, lo prende in pieno, calcio di rigore per la Roma. Ecco, la cosa difficile la fa qui perché Totti cerca di raggiungerlo con un cambio di gioco che gli è venuto altissimo, lui è riuscito comunque a controllare il pallone. Calcio di rigore per la Roma quando siamo esattamente al 25esimo dal dischetto, il capitano, l'affondo di Gervinho, Meireles non ha la stessa velocità, lo stende, calcio di rigore per noi esattamente al 25esimo minuto sotto la curva nord, il capitano Francesco Totti contro il portiere Volkan. Per gli 11 metri è pronto il capitano, perde un po' di tempo il portiere del Fenerbahce che adesso prende posizione ed è Francesco Totti contro Volkan. Parte il capitano, il destro, rete! Il vantaggio della Roma con Francesco Totti, quinto gol in precampionato. Lì è molto difficile che il capitano si faccia tradire dall'emozione. Destro secco, niente da fare per il portiere turco. Sì, a chiudere con l'interno del piede destro, è il lato che secondo me lui predilige per sicurezza proprio di calcio, non ha bisogno di guardare neanche la porta. È chiaro che Volkan cerca di andare da quella parte, intuisce il rigore di Totti, ma è un fendente talmente angolato e preciso che non può farci niente. Qui rivediamo ancora la conclusione di Totti, l'applauso anche di Juan Manuel Iturbe in panchina per il suo capitano. E adesso 1-0 Roma, bella partita adesso contro un ottimo Fenerbahce. Sì, sì, lui ha un ottimo piede a forza, a potenza, sì. E sa calciare veramente molto bene. Bruno Alves con il sinistro e trova un grandissimo gol. Palla che è stata deviata, credo, Alessio. Molto strana, no. Ha calciato davvero forte. Vedi, lui è un fisico, ti ripeto, è uno strapotere fisico importante. Quindi con quella statura frusta il pallone in maniera veloce. Qui ha trovato una traiettoria forte, veloce. Molto strana, molto particolare. Il pareggio con il gol di Bruno Alves. La rivediamo qui da diverse angolazioni perché la traiettoria è molto particolare, devo dire, calcia Alessio con l'interno, ma calcia veramente molto forte. Sì, ha frustato bene il pallone con grande potenza. Non so se De Santis non l'ha visto partire, quindi vedi, era anche quasi in traiettoria, non si è lanciato su questa punizione. Esatto, non si è lanciato, sembrava quasi spiazzato. Sì. Ecco perché ad una prima impressione sembrava in realtà pericolosa. Qui Alessio alla fine fermata in qualche modo da Astori su Alper, calcio di rigore per il Fenerbahce. Sì, qui Alper ha preso il tempo, è andato via in percussione, sembrava aver perso l'attimo, Astori è andato in tackle scivolata, l'ha anticipato ancora una volta. Questi giocatori molto rapidi, reattivi del Fenerbahce, qui è stato colpito, Astori chiede di verificare che era fuori, mentre invece è stato concesso il calcio di rigore. Kite contro Lukas Skorupski, quando siamo esattamente al quinto della ripresa. È tutto pronto, parte Kajt che spiazza il portiere polacco e Fenerbahce in vantaggio esattamente al sesto minuto. Azione arrivata un po' adesso all'improvviso per la Roma sulla percussione comunque molto decisa di Alper. Ma questo è il loro modo che stiamo vedendo questa sera di giocare, no? Molto attenti in fase difensiva e ripartono a grande velocità, hanno passo, hanno questi giocatori brevilini e potenti che sono bravi nelle percussioni. Qui hanno trovato un calcio di rigore dubbio a dire da Astori, da Totti che stava anche lui sottolineando all'arbitro che forse il fallo era fuori. E poi il penalty trasformato in rigore in maniera perfetta da Kajt che spiazza Skorupski, lo mette all'angolino alla nostra destra. Signora, attenzione al contropiede perché dalla parte opposta sta salendo Emenike e poi c'è anche So al centro del rigore, calcia e poi So, proprio l'ex giocatore di Rudy Garcia, fissa in questo momento il risultato sul 3-1 dopo la conclusione di Emenike. Contropiede rapidissimo. Sì, contropiede rapidissimo, loro dimostrano già anche una condizione fisica notevole. Sfortunato, devo dire, Skorupski Alessandro in questa situazione perché era bravo sulla conclusione di Emenike a respingere proprio sui piedi della corrente secondo attaccante turco, che ha depositato in porta. Vedi come respinge bene, una conclusione forte. Quindi vediamo la conclusione del nigeriano e poi la
rete realizzata da Assou. E allora andiamo adesso a bordo campo, dove stanno per essere effettuate proprio le sostituzioni di cui vi parlavamo. Escono Ljajic e Torosidis, dentro i Turbe e anche Nainggolan. Marco Uchan prova a salire, Uchan verticalizza, buono l'aggancio di destro, poi lo scambio con Paredes. I Turbe prende il tempo, attenzione ai Turbe, i Turbe si infila, pallone laterale per Emanuelson che mette a centro i Turbe, colpo di tacco, palla che arriva la Liga! La Roma accorcia a distanza con Mattia destro, ben posizionato, c'è sempre Mattia, 3-2, adesso la Roma rimette la partita in carreggiata e può trovare il gol del 3-3. Molto bene, già dall'inizio la verticalizzazione di Uchan in maniera veloce, rapida per filtrare tra le linee, e poi Turbe fa un controllo bellissimo sul cambio di gioco, salta con il controllo avversario, punta la difesa avversaria, la allarga al momento giusto per il corrente Manuzzo che gliela restituisce, lui come può cerca di girarla alla porta ma diventa un assist per destro che poi è bravo, rapido a cercare il palo opposto e a beffare Volkan per il 2-3. Possibilità per la Roma, destro e Turbe hanno suonato la carica, destro che giocata straordinaria, ha nascosto il pallone, poi vuole infilare per i Turbe, ma che giocata ha fatto destro. Qui intanto rivediamo la giocata di destro, splendida, viene riproposta sui maxi schermi dell'Olimpio, pallone completamente nascosto a Bekir. 42esimo, mucchio all'interno dell'area di rigore, si presenta anche Astori dentro e proprio sul secondo palo il colpo di destra, gol! E c'è il pareggio della Roma, il pareggio della Roma con Mattia destro, ancora lui brucia Volkan sul secondo palo, qui la media realizzativa è di un gol ogni 5 minuti per Mattia, assolutamente straordinario. Cecchino infallibile, l'abbiamo detto, è spuntato alle spalle della retroguardia del Fenerbahce, destro e siamo 3-3, la Roma la riprende, eccolo qui. Questa è un'altra reazione, una prova di carattere importante, qui destro svetta più alto di tutti, non sembra imprimere una grande forza al colpo di testa, tra l'altro c'è la complicità di Volkan che manca letteralmente il pallone, però ben venga per noi, qui arriva il 3-3 di Mattia destro. È saltato tra due avversari, anzi tra tre perché aveva anche una pressione alle spalle da parte di Emenike, ma trova il gol. Che giocatore questo, Alessio.